Giordano Amato, buongiorno. Buongiorno. Bentornato, bentornato qui nel posto delle parole, Giordano Amato, per raccontarci, per anticiparci uno spettacolo che andrà in scena alla Fabbrica delle Idee, edizione 2017, ricordiamo, la Fabbrica delle Idee, direzione artistica di Marco Pautasso. E Marco Pautasso, insieme con il suo spettacolo, con questo spettacolo, A noi vivi il paradiso, ha la sua, collabora anche molto attivamente. Ecco, noi ci siamo trovati tempo fa, Giordano Amato, con un altro spettacolo che, se vogliamo, è un'altra parte di questo. Siamo partiti dall'inferno per poi approdare al paradiso. Esatto. Bene, sì, è un percorso triennale che quest'anno si conclude, speriamo con qualche visione, ecco, diversa, perché era un percorso legato anche alla crisi economica, che poi è diventata ovviamente crisi esistenziale, crisi dei valori, insomma, ci siamo allargati su tutto quello che può essere il concetto di crisi e quindi anche di trasformazione. E dopo queste due tappe più difficili, forse, no? Da un punto di vista concettuale, ma che hanno prodotto anche, secondo me, dei lavori molto, molto belli, rispetto a quelli che sono gli aspetti davvero negativi nell'inferno e comunque quelli dell'attesa che non si risolve nel purgatorio, eccoci qua finalmente al paradiso. È un'idea che, vede al centro i piccoli, perché siamo convinti, insomma, che il paradiso sia per loro, che il paradiso sia da costruire, e quello che cerchiamo di mettere in scena questa volta, per l'appunto, è anche direttamente col loro contributo. Ed è un contributo importante, Giordano Amato, quello dei bambini, venerdì 30 giugno, lo ricordiamo, a Racconigi, per la Fabbrica delle Idee, A noi vivi il paradiso. Ecco, io vorrei che lei ci anticipasse, perché sono rimasto veramente stupito dalla vostra genialità per introdurre in scena questi bambini, ma non è semplicemente perché sono bambini, quindi il cuore batte, ci si emoziona, perché i bambini hanno veramente la capacità di trasformare quello che gli adulti non sanno trasformare. È quello che gli adulti potrebbero forse ritornare a trasformare, perché diciamo che la seconda idea è questa, no? Quella del tornare bambini nella dimensione dell'essere nuovamente, come potrei dire, di acquistare quella certa purezza, quella certa freschezza, quella capacità di vedere che si perde nell'età adulta e che qualcheduno pare recuperi poi da anziano. Per questo ci sono due riferimenti, c'è visto la scheda, uno è Brianino, perché in qualche modo, tra virgolette, è coinvolto nello spettacolo, dato che utilizzeremo una delle applicazioni che lui ha sviluppato insieme agli sviluppatori, ovviamente un'applicazione musicale. Ma Brianino fa anche una dichiarazione a un certo punto, l'abbiamo riportato, no? Che in tutta la vita dice che la sua ricerca musicale gli serviva per rimanere bambino e continuare a giocare. E l'altra citazione è Hermanes, ovviamente, che dice che nella vita puoi fare qualsiasi cosa, puoi fare una guerra, puoi fare una sofferenza, però puoi anche decidere invece che è semplicemente un gioco e cercare di rimanere bambino. Ecco, questa è anche la dimensione di avvicinamento, no? Perché chiaramente i bambini in scena, per loro forse è più semplice anche pensare, tra virgolette, a un paradiso, per noi è un po' più complicato, ma ci stiamo provando. È complicato, ma ci state provando. Io però vorrei tornare, Giordano Amato, proprio sull'elemento dei bambini in scena. Come li trovate? Come interagiscono? Che non è solamente un interagire in scena con i suoni, ma è molto di più. Ma allora, qui a Racconigi sono tutti ragazzini, perché sono della prima media, sono ovviamente tutti locali, no? Nel senso che questo spettacolo, ogni replica coinvolgerà, pensiamo, 10-12 piccoli, che noi abbiamo immaginato dalla terza alla quarta elementare fino alla prima media, quindi questa è la fascia d'età. Ovviamente qui sono tutti delle medie, in altre occasioni saranno tutti delle elementari, e perché ci sembrava la fascia anche più interessante, e quindi siamo venuti qua a Racconigi, perché in questo momento sto arrivando a Racconigi a provare, e stiamo lavorando con loro ormai da un po' di tempo, insomma, varie sessioni di lavoro, e li trattiamo come dei piccoli attori, ecco, semplicemente questo. E stiamo lavorando, devo dire, molto bene, è stato un bell'incontro, e sono dei ragazzi splendidi, devo dire, e spero che anche quelli della città siano altrettanto disponibili, no,
per settembre, quando poi lo faremo a Torino. A noi vivi il paradiso è una coproduzione in mutamento Zona Castaglia e Progetto Cantoregi con la regia di Giordano Amato, che abbiamo insieme con noi, e Marco Pautasso con le scene di Koji Miyazaki, oltre a Eliana Cantone, agli artisti del Circo Contemporaneo Elena Fresh e Matteo Mazzei. Tra l'altro questo spettacolo è in collaborazione anche con Torino Spiritualità. Ecco, il senso dello spirituale in questo spettacolo è un senso veramente molto tangibile, nello stesso tempo spirituale, ma che ci fa guardare con altri occhi, altro sguardo, per l'appunto la realtà. Beh, questo è indubbiamente il tentativo, no? Infatti, se poi gli spettacoli, appunto, io non amo raccontarli, però cerchiamo di mettere in luce alcuni elementi che potrei, usando un termine forte, dire sono ambigui, no? Come quello della tecnologia, affascinanti e capaci di creare una realtà che non è reale, che magari può anche prendere molta della nostra attenzione. Questa è anche una delle cose che ovviamente ai piccoli sta capitando, lo sappiamo tutti, no? Cioè, il confronto con la tecnologia in questo momento, soprattutto da parte loro, è molto difficile. Per questo nello spettacolo cerchiamo sia di farli lavorare, di farli essere nel corpo, e poi anche di farli invece giocare con la tecnologia, ma cercando sempre di ricordarci che quella non è reale, ed è uno degli aspetti importanti, no? Se no, perché anche questa si può finire in paradisi paralleli, che tali non sono. Noi parliamo di un paradiso laico, ovviamente, un paradiso da costruire qui, fino a che ci siamo. Se poi c'è un altro paradiso, tanto meglio, però... Ecco, quindi l'idea è anche quella di comunità, di condivisione, di stare insieme e di giocare insieme. Questi sono un po' gli elementi. Lei ha citato poco fa la figura di Brian Eno, Giordano Amato, la figura di Brian Eno, però il vostro spettacolo, Noi vivi il paradiso, affonda il suo percorso veramente in una pluralità artistica profonda, no? Paul Klee, per esempio, Eric Satie, John Cage e molti altri ancora. Sì. Sì, beh, tutti questi, perché devo dire, questa è stata un po' l'esperienza personale, no? Come lei forse sa, Cage arrivò a Torino e Ivrea un po' di anni fa, e io c'ero, e Cage in quell'occasione fece una prima, a quanto pare, mondiale, lavorando, mi pare, con 600 bambini alla periferia di Torino, sulla Mirafiori, in un posto che adesso non esiste più, uno spazio enorme, in cui c'erano tantissimi bambini e ognuno produceva dei suoni, e per me fu fulminante vedere questa cosa, devo dire, veramente incredibile. Cioè, ovviamente era in qualche modo orchestrata, poi se conosco un po' il lavoro di Cage c'era tantissima ovviamente libertà e improvvisazione, però fu una cosa davvero, io la ricordo e ci penso, ecco, ovviamente non facciamo niente del genere, però sono tutta una serie di elementi, diciamo che sono state le grandi figure che hanno lavorato in rapporto ai bambini in un modo meno usuale, no? Meno ordinario, che però poi è entrato magari nella pedagogia ed è diventato metodo consueto nei tempi più recenti. Ecco, quindi sì, le fonti ispirative sono tante, chissà se poi nel lavoro magari non ne rimane traccia, ed è anche giusto che sia così, ecco, l'opera che stiamo facendo è la nostra. E speriamo che sia bella. Venerdì 30 giugno alle 21.45 al parco Racconigi, il festival La Fabbrica delle Idee, con lo spettacolo Noi vivi il paradiso, insieme con la regia di Marco Pautasso e Giordano Amato, che abbiamo avuto come nostro ospite e che noi ringraziamo del tempo che ci ha dedicato. Grazie ancora, Giordano Amato. Grazie a te, grazie a voi. Buon lavoro con lo spettacolo. Buona giornata.